In 25 giorni è cambiato tutto, da Palermo-Atalanta a Palermo-Verona, ovvero dallo stadio vuoto al barbero esaurito in ogni ordine di posto, dalla rassegnazione alla speranza, dal disinteresse all'amore incondizionato. Nell'immediata vigilia il clima è di festa, si crede nella salvezza anche se si temono gli avversari, chiamati a onorare il campionato. In tanti hanno qualcosa di rosa addosso, si rivedono i bambini e le famiglie. Lo sport viene rimesso al centro, cancellando l'onta di quanto accaduto durante la partita del 10 aprile scorso contro la Lazio. I prezzi bassi, la voglia di spingere il Palermo verso la riconferma tra le grandi del calcio, regala al popolo rosanero un'altra occasione. Tutto regolare anche nelle zone di prefiltraggio. Gli steward controllano biglietti e documenti, le forze dell'ordine ispezionano borse, zaini e qualche giacca. Nessuna protesta, le regole sono regole, non si fa fatica a rispettarle. Dopodiché si arriva ai varchi d'ingresso, si superano i tornelli e si entra. Palermo-Verona può cominciare. Termina 3-2 per il rosanero e al triplice fischio finale il boato del barbere da brividi. Dopodiché si scatena la festa dentro e fuori dall'impianto, cori ed entusiasmo alle stelle per una salvezza raggiunta col brivido e proprio per questo ancora più bella. Si improvvisa persino un carosello in piazza Castelnuovo, il pericolo è scampato, si può e si deve gioire. E questa mattina la squadra ha reso omaggio a Santa Rosalia, un ringraziamento sentito per un miracolo, d'accordo, sportivo, ma pur sempre di miracolo si tratta. Palermo si è salvata, nonostante tutto.